Buongiorno. Allora, scusate la faccia sempre disastrata, ma non sono manco truccata stamattina. E, mh, oggi è giovedì. Oggi è una giornata un po' particolare perché i miei figli vanno a fare la seconda dose del vaccino del Covid. Incrociamo le dita. Eh, in più, stamattina abbiamo avuto la bella notizia che anche un'altra classe eh, della scuola eh, ha un positivo. Uh, L'altro giorno ne abbiamo avuta un'altra di notizia, sempre di un'altra bambina e di un'altra classe. Ancora quindi siamo circondati. Fortunatamente, la classe di mia figlia. Ora tocchiamo ferro dappertutto perché veramente la classe di mia figlia, a differenza di altre classi, è, è penso che sia una di quelle che non ha avuto che ancora si è salvata nel senso che non siamo andati in quarantena per casi positivi, ma siamo andati in quarantena quando dovevamo andarci. Sono, cioè nel senso quando siamo stati chiusi veramente tutti eh, poi non ci sono stati casi mh, di, di bambini positivi quindi speriamo, incrociamo le dita io le incrocio tutte perché veramente siamo arrivati a una, una situazione pessima pessima io mh, ho un mio pensiero che se volete posso anche dirvelo non ho nessun, nessun problema eh, secondo me visto che questi casi positivi stanno uscendo perché mh, sono quelli che si sono incubati nel periodo della Befana. Fondamentalmente, se andava a fare due conti, eh, secondo me andava fatta una chiusura di una settimana. Uh, ma una chiusura dove i bambini stavano a casa fondamentalmente e quindi quelli che, mh, quelli che sono risultati positivi a, mh, in questa settimana praticamente stavano a casa, non avevano contagiato nessuno di conseguenza le classi erano comunque aperte invece in questo modo le classi sono chiuse vabbè però io senza capirci niente avrei fatto sta cosa però c'è cioè, chi... I cervelloni di turno, cervelloni tra virgolette, eh, passatemi il termine in maniera ironica, i cervelloni di turno hanno deciso che era tutto in sicurezza, che si poteva andare tranquillamente, hanno fatto riaprite tutto quanto ehm, durante le feste di Natale, andate a trovare i parenti, non c'è nessun limite, eccetera, eccetera, però adesso si troviamo in questa situazione. E sinceramente mi erode un pochettino che io che sono stata a casa che ho fatto stare a casa anche mia figlia perché mia figlia comunque sarebbe potuta uscire benissimo con le sue amiche ma io l'ho fatta stare a casa anche perché il fratello stava a casa con il raffreddore e il mal di cola io l'ho lasciata a casa, mio figlio si è fatto due tamponi fortunatamente sono risultati tutti e due negativi ma non avevo dubbi perché non è stato a contatto con nessun positivo però mh, io ho fatto stare a casa praticamente anche eh, l'altra mia figlia sono stata a casa io, eh, mio marito è andato a lavorare praticamente, se andava a fare i conti, mezza giornata, quindi noi alla fine siamo stati a casa. Non è che abbiamo fatto bagordi, siamo usciti solamente per la sera di Capodanno. stop Poi da Capodanno in poi i miei figli hanno rivisto la luce eh, lunedì quando sono state riaperte le scuole, quindi il 10. Quindi capite da soli che a me merode un, po', un pochino. Un pochino tanto me rode se, eh, se ci dovesse essere qualcuno positivo Che entra in contatto con i figlia A me me roderebbe proprio tanto eh, Non ho nessunissimo problema a dirlo eh, Secondo me è stata fatta una gestione Sbagliata eh, Almeno per quanto riguarda questo rientro a scuola Però mm, non, non so io che decido Perché sarà, cioè, se dovevo decidere io da mo che avevo deciso Comunque comunque parliamo di altro perché se no qui diventa un, un vlog molto molto eh. volevo farvi una domanda volevo chiedervi se poi lo chiederò anche no mi sa che lo chiedo direttamente a voi volevo farvi una domanda se vi interesserebbe un video lookbook non un video all un video lookbook di, um, di tutte perché mi sono accorta di avere una pila, così, uno scherzo, così, di tutte nell'armadio, e quindi eh, di tute complete, nel senso sopra e sotto c'è cioè una, è anche questa, calcolate che è semplicissima, la, la più semplice di tutte, che però io cercavo dai tempi di quando andavo al liceo. Sta e non la trovavo più, finalmente l'ho trovata, l'ho presa, eh, ma l'ho presa stiamo parlando di tre mesi fa, quattro mesi fa. Eh, però mh, mi sta piacendo tantissimo questa cosa di mettere la tuta con il sopra e il sotto coordinato Quindi tutto il completo, tutto il set E volevo sapere se vi interessava vedere un lookbook a riguardo Se vi interessa eh, lasciatemi un like Così io capisco che eh, questa cosa eh, è stata recepita eh, um, Capisco che avete... Che avete sentito la domanda, che avete risposto, quindi in base alla quantitativo di like, se vedo dei like maggiori, eh, sicuramente farò il lookbook, altrimenti no. Uh, niente, io adesso volevo mettermi a riposare un pochino perché stanno a te. È una tragedia. Cioè, stanotte Alessandro ci ha avuto un momento di crisi di, di mammite, bambite, paura, e quindi è venuto nel nostro letto. E ovviamente io non ho dormito benissimo perché lui scalcia, si muove, è un disastro. Um, e quindi niente, quindi ho dormito malissimo, volevo mettermi a riposare un po' perché ho un gran mal di testa, uh, però ormai già si è fatta una certa, penso che non uh, mi metto nel divano direttamente e basta. Sto a di cagnoloni, che sono andati con Samuele a fare la passeggiata. Che c'è? Bello, fatti vedere quanto sei bello, sei diventato bellissimo, guardate. Eccoli, eccoli, eccoli. Eccolo qua, qua, qua. vieni qua. Ehi, vieni qua. Vieni qua, su, su. Non ci vieni su? Eh, ti hanno insegnato che non devi salire e io non riesco più a farti vedere. Vabbè, ci aggiorniamo dopo. Allora, sono in macchina, sto aspettando che arriva l'orario per andare a prendere i bambini e ho fatto le unghie stamattina. Eh, sì lo so, sono cortissime, eh, però le sto facendo allungare perché poi farò il baby boomer e tutto. E niente, adesso vado e ci vediamo dopo. Oh, eccoci tornati a casa. Aspettate che vi metto un po' meglio, ok? Sempre struccatissima, eh, non ci fate caso. Ho fatto un minimo di spesa, questo è il nostro pranzo. Calzoni eh, per loro e per me un pezzo di pizza. Um, perché siamo di corsissima che devono andare a fa sto vaccino ci hanno messo pure cent'anni per uscire di casa qui vedo se ho qualcosa di frigorifero ok c ho il latte questo per me perché ogni tanto ne faccio latte e cereali ho preso i mu mu per loro sto tutta sfocatissima ma non fa niente sì poi ho preso questi che loro li usano per andare eh, per, per scuola se li portano a scuola per, per merenda Però questi vanno tutti quanti in frigorifero Qui c'è i cereali e lo zucchero Ma li sistemo dopo Questi come cereali ho preso Questi qua Che dite vanno bene? Cereali buoni? Non lo so Vabbè. Ho preso questi perché io ho sempre preso quelli Poi Che altro ho preso? Ah ho preso questi e bimbi per merenda Così visto che fanno il vaccino oggi Poi ho preso due Due fruttolo Visto che quello che ho preso l'altra volta non gli è piaciuto. Due fruttolo. Sono qua. Non li prendo mai perché so, cosettini così e costano enormità. Però stavolta se li meritano. ho preso due di questi. Che so benissimo che ci sta dentro un mare di zucchero, ma li ho voluti prendere perché a Samuele piacciono tantissimo. Ho preso questi col cioccolato e poi ho trovato questi che sono le nocciole caramellate. Che a lui gli piacciono, le Nocciole. Quindi li mangerà lui questi. Io però per adesso li metto solamente da parte. Poi ho preso questa. Non l'avevo mai presa, l'ho voluta provare. È una crema spalmabile. Questa qui di sì, col riso. Senza lattosio. Sì, col riso. Ma senza lattosio. Vabbè. Questa qua. C'è scritto senza lattosio, senza olio di palma, proteine del latte, con riso, nocciale e cacao. Non ho avuto il tempo di guardare bene gli ingredienti, ma soprattutto non ho avuto il tempo di eh, guardare mh, proprio i mh, eh, tutti i valori nutrizionali di tutti gli ingredienti. Lo sto facendo in questo momento, e diciamo che potrebbe anche andare bene. Per Niente, vabbè. Sti cavoli ormai l'ho presa. La mangio, ma perché non, non mi va di mangiare la Nutella? Devo di la verità. C'avevo quella del Food Spring, che però è finita. Logicamente, qui c'è un altro di questi qui. E poi ho preso quattro di questi che sono più grandi e hanno all'interno ehm, il parmareggio, il tè al limone e questi qui che sono dei crecherini. Sì. Mm, si se riportano sempre a merenda a scuola anche questi. Ho ripreso due pacchi dei miei amati biscotti. Questi qui, della misura che sono quelli che io amo. Mettimi a fuoco a me. Al pacco questi qui, della misura che io compro solo questi. Infatti, sono andata all'eurospino. Ho comprato dei facsimile, ma non ci azzeccano assolutamente niente. Col sapore, qui ho altri della parmareggio. Ma faccio la cosa. Poi ho preso questi cornetti qua perché uh, della torrema uh, perché praticamente so, però ho preso quelli piccolini così mi levo, mi levo giusto lo spizio la domenica poi ho preso una coca cola per la peste e quattro shubs piccoline al limone per la peste femmina Ogni tanto tocca comprargli queste cose perché, se no, si sentono male. Dicono che sono una mamma cattivissima. Ogni tanto queste cose possono anche berle. Non è sempre, ma ogni tanto sì. Ok, metto la roba in frigorifero. Il resto della roba mm, la metto a posto dopo perché me serve, mi serve e sono di corsa. E quindi, niente, adesso mangiamo il pranzo e poi si va a fare questo benedetto vaccino. Bene, La situazione è questa. Ale come stai? Benissimo, Benissimo. Mi ti fa... Mi fa. Un po' un po' un po' male. Io stavo, pensando, io stavo completando il libro della fila con il signore con Di... lui e il suo Ah, ok. Come stai tu? Bene, mm. una Bene, reaction sì. così live. E, e niente, loro hanno già fatto tutti i compiti, sono stati bravissimi. Bravissimi e, e niente adesso si rilassano un po' con le loro cose e io invece sto morendo di sonno. Io sto morendo di sonno, cioè non ce la faccio più. Prima mi stavo addormentando mentre le aiutavo. Aiutavo Alessandro a fare i compiti, quindi figuriamoci. E, e niente, volevo farvi vedere meglio le unghie se riesco. Um, aspettate, che metto a fuoco. Ok, eccole qua. Ho fatto due dita, um, due: dita viola glitterate, un dito argento glitterato e l'altro è un azzurro con sopra i glitter dorati. Ho voluto fare un po' una, un, un semi permanente così perché il classico semi permanente eccetera lo farò poi la prossima volta perché farò l'allungamento con i capelli. Eh. Non vedo l'ora, cioè, io l'ho ho portate le unghie lunghe eh, quando stavo a Roma e mi piaceva tantissimo come stavano sulle mie mani. Poi purtroppo mh, crescendo con le gravidanze eccetera non ho fatto più niente, ci sono ritornata a farle ma purtroppo mi si spezzavano sempre, era sempre un disastro. Adesso finalmente riesco a avercele un pochino più... Più durette, quindi mh, voglio, voglio farmele, insomma. Guardate che belle. Oh, di qui si vedono benissimo i colori. Cioè, c'è cioè, questo che è spettacolare, sto colore. C'è cioè, bellissimo, un viola glitterato fantastico. E va bene, niente. Io adesso cerco di riposarmi, perché guardate che faccia che ho. La, e poi la ho una, una tisana. Qui c'ho una tisanina che si sta eh, praticamente eccola qua questa è la mia seconda tisana della giornata la seconda anzi no in realtà è la terza perché l'ho presa anche stamattina per colazione quindi è sì la terza la terza tisana che mi faccio ma non perché devo bere assolutamente no perché c'ho freddo e... Eh, c ho anche la stufa accesa, ovviamente. Però, comunque, qua è freddissimo. Eh, fa, mh, mh, oggi faceva. Stamattina, quando mi sono svegliata e ho portato i figli a scuola alle 8, erano due gradi, cioè volevo morire. Eh, poi c'è un vento, un vento assurdo. Eh, comunque, niente. Io mh, sto provando un po' le varie. Eh, le varie. Uh, cose del, del telefono Perché Samuele mi ha fatto l'iPhone 13 eh, Per Natale Quindi lo sto un po' attestando con i video Mi ci sto un po' Ci sto un po' giocherellando Ecco come ci sto anche giocherellando Su TikTok, su Instagram Giocherello un po' su tutto Negli ultimi tempi col telefono E me l'ha fatta apposta Infatti lo ringrazio a vita Perché io non l'avrei mai fatto Sono sincera Infatti quando l'ho visto ho detto Ma come gli è venuto in mente però va bene, questi sono punti di vista, nel senso che lui l'ha fatto apposta perché io comunque ho un Mac eh, come computer, dice almeno ti rimane più semplice trasferire eccetera perché con, con il Huawei era diventato un macello trasferire i file e poi per la qualità ovviamente dei video che eh, ovviamente si vede, cioè è abbastanza oggettiva e visibile a, a tutti quanti a occhio nudo. Detto ciò, eh, niente mh, per cena. Facciamo hamburger e insalata. Allora, ai bambini penso che farò anche una minestrina. Eh, e mi sa che me la faccio pure io. Ora vediamo. Dipende come. Come mi gira dipende bisogna vedere un attimo come mi gira Samuele deve andare a pugilato quindi ce n'era più tardi Quindi non c'è nessun problema uh, Io e i bambini ceniamo un po' prima perché non è che posso aspettare lui Cioè ho troppa fame io moro E, e niente io sto facendo le macumbe per andare domenica a fare saldi, ragazzi. Cioè, incrociate le dita pure per me, perché qui sta diventando un, un casino. E poi ci devo andare per forza, perché c'ho Alessandro che ha tutte magliette corte. Cioè, ce l'ha due, ma io posso mettere due magliette sempre quelle? Cioè, le dovrò lavare prima o poi queste magliette, no? Ce l'ha solamente due che gli stanno bene, anche leggermente abbondanti. Che gli stanno bene non ce n'ha nessuna, che gli stanno corte tutto il resto, quindi le devo fare più forza. Non posso neanche aspettare il suo compleanno perché manca, manca ancora una settimana buona, quindi, cioè, che faccio sta settimana con che lo vesto? E poi non è che tutti quanti gli fanno i vestiti, quindi eh, poi comunque li voglio scegliere io i vestiti, non c'è niente da fare. Mm -hmm. <ride> Vabbè. Infatti io dirigo sempre, cioè quando mi dicono vestiti, gli dico sì, va benissimo, però gli indico anche quali vestiti. Nel senso mi chiedono, eh, ma preferisci una tuta o preferisci qualcosa di elegante? Io indico sempre perché conosco mio figlio che è un vanitoso, sta venendo su un vanitoso assurdo. E quindi mm, così. Oggi mi ha detto, che mi hai detto oggi? Che mi hai detto? Mi hai detto um, voglio un vestito. Che mi hai detto voglio, voglio comprare un vestito? Mi ha detto una cosa strana, tipo questa, che infatti non capivo, però vabbè. Eccolo. Mi spezziamo il fiato. Il pugile è pronto. Evo che tardi. Tardi, che vuoi? Da me. Sei tu che sei arrivato tardi. Ma guarda tu questo, io intanto mi sto guardando un po' di video. Sto guardando i video di Debora perché mi piace tantissimo. Poi mi ha dato pure Nideuccia. Prima, si è, quella è la, sua, è la sua borsa. Questo è bellissimo. Questo, questo qua. no, questo. questo, questo, metti a fuoco. Bravo, questo qui, cosetto di boxer. È. Questa è tutta una pila di panni che devo stirare. Che prima o poi si stireranno da soli. Andranno da Che è? Ah, l'igienizzante! E l'igienizzante, quello lì che hai comprato? In macchina, Ma questo. Lascio qui e quello per i guantoni. Ma fai vedere i tuoi bei guantoni che sono bellissimi. E gliel'ho scelto io. Ma glielo ho detto o no, mi sto di fretta. Eh <ride> Uno lo fa vedere, eh? Eh, cercherò. Noi, sono Sì, sono, sono bellissimi, fantastici. E l'ho preso io. Nero e oro. Lui odia. Queste <ride> cose scherzanti. Le chiavi di casa. No, Le bello. chiavi di casa, la la la, vabbè. Lui, lui se ne va. E io preparo la cena, la cena. Allora, prima vi dicevo no, a bassa voce per non farmi sentire da, dai figli che praticamente eh, stavo, loro comunque i compiti l'hanno hanno fatti e li fatti fare, però sto decidendo se mandarli domani a scuola o meno, tener, tenerli a casa magari un giorno, visto che comunque hanno fatto il vaccino. Uh, vediamo un po'. Devo decido stasera. Anche perché poi stasera c'è pure Harry Potter. Quindi per loro sarebbe pure un premietto farglielo vedere. Harry Potter, eh? Sa? Oh, io odio ora lui. Perché poi stasera c'è pure Harry Potter, no? Visto che hanno fatto il vaccino, c'è Harry. Gli ho preso pure i, i biscottini, no? No, come sì, ti pare, Ma come ti pare, non è che va bene qualsiasi cosa. Vabbè, poi decideremo, poi dopo decideremo. Tanto io non comando niente, non pensa a tutto niente. lei, non preoccuparti, vero... ci pensa lei, ci pensa lei, io non c'entro niente, io so quello che gira per casa. <ride> non è vero, non è vero, non è vero, perché io ti chiedo sempre un consiglio su quello che devo fare a prescindere cioè pure stasera abbiamo. Eh, le mie risposte tesoro su sempre. Bene. sì pure Quali stasera pure noi? stasera mi ha trovato che stavo a fare regalo alessandro ciao io vado a romana sudatina ma perché parli a bassa voce perché, perché? è tra di voi Non mi voglio, voglio impicciare è <ride> tra te siamo ducatti Siamo Ducati, giusto Ducati? Ma proprio due, due. Uh, no, allora io mi um, ha trovato che stavo ordinando il regalo ad Alessandro. Perché in realtà io uh, una cosina gliel'avevo già presa. Però poi girando su internet così mi Presa proprio l'idea, cioè ho avuto proprio la lampadina che mi si è accesa e ho pensato a un altro regalo eh, che poi vedrete um, perché, comunque, quando glieli do il giorno del compleanno farò un mini video. E, e quindi io ho fatto anche quest'altro regalo che devo dire è una cosa che io ho sempre voluto. Questo regalo è una cosa che io ho sempre voluto, sempre, da quando ero piccola. cioè È una cosa che io ho sempre desiderato, che vedevo sempre ai miei compagni, e soprattutto ai maschi, perché è una cosa che va più per i maschi che per le femmine. Per le femmine è un po'. Um, è un, un po' part non particolare, però comunque non si vedono tante femmine con questa cosa. I maschi, sì. E, poi soprattutto a Roma che io abitavo a Roma capirai e, e quindi niente io lo vedevo addosso addosso. vabbè sì è una cosa abbigliamento eh, lo vedevo ai miei compagni eh, e rosicavo da morire perché io non ce l'avevo e invece lo volevo però da femmina giustamente non c'era e almeno quando ero piccola io da femmina questa cosa non c'era adesso invece c'è praticamente per qualunque cosa si sono evoluti giustamente dopo vent'anni e, e mh, insomma, quando mi è venuto questa illuminazione, eh, ho detto fammi un po' andare a vedere se per caso mmh. porca miseria! Meno male che ci ho guardato, ho trovato tutto, poi c'erano pure i saldi, quindi parecchie cose erano pure scontate. Meno male che ci sono andata, perché ho trovato delle cose fantastiche che poi non vedo l'ora che arrivino. E niente, quindi sono contentissima. C ha il doppio regalo mio figlio quest'anno, e niente. Eh, cosa dirvi? Mm, mi sa che io comincio a, ehm, a editare questo video, eh, così almeno. Così almeno mi porto un po' avanti perché sapete che io non ho una connessione molto veloce, bla bla bla. Poi non ho tanto tempo quindi una volta che mi metto lì che lo carico, passano anche 12 ore. Tra le 10 e le 12 ore passano per caricare un video almeno a casa mia. Quindi mh, mi porto un po' avanti, e eh, e niente, eh, quindi Madonna che belle le unghie, mi sa che la prossima volta le faccio tutte così, tutte argento o tutte così, no, tutte argento, sto andando a quel paese, scusate. Ehm va bene mm, quindi niente, vi stavo dicendo che vi saluto adesso perché tanto è inutile che vi faccio vedere la cena. Perché la nostra cena sarà un hamburger con l'insalata, non è niente di trascendentale. Eh, I bimbi mangeranno dei biscottini. Io no, non è vero, uno o Ehm mm, e poi ci mettiamo a vedere Harry Potter, eccetera. Anche perché mia figlia ha provato. Per, perché quando siamo andati che gli ha detto quale braccio l'hai fatto l'altra volta, dove lo facciamo stavolta, ci ha provato a dire, fammelo a destro. E lui medico e, e, me e l'infermiera gli ha fatto, no, te lo faccio sul sinistro perché se no col destro devi scrivere poi a scuola. Invece lei lo voleva proprio sul destro per un e non scrive. Un, un, un genio, mia figlia, un genio. Proprio è avanti. Va bene, dai, io vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video come sempre, eh, vi, vi chiedo sempre eh, di lasciare un like, eh, di lasciare un commento, qualunque cosa per farmi vedere che non sono da sola, che non interagisco da sola, ma che c'è qualcun altro dall'altra parte. Um, vi ringrazio di nuovo, nuovamente. Eh, spero di avervi fatto compagnia con questo video, dove avete visto che abbiamo passato una giornata un po' particolare, però era giusto farvela vedere. E, um, ci vediamo al prossimo video, come sempre. Eh, vi mando un bacio, alla prossima. Ciao.